Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
eseguito nella nuova creazione quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 12 troni e a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi nel mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Abbiamo sentito che Pietro chiede a Gesù che questa richiesta è per tutti noi fatta a Gesù. Noi ti abbiamo lasciato tutto, che otterremo? Bene, il nostro santo ha lasciato tutto, perché lui era, come noi sappiamo, quel invito che noi vediamo, lui era un eremita. Eremita vuol dire una grotta e un monaco, nel senso che ha mono, vuol dire solo. Solo in preghiera tutto il giorno e così era il amico di Dio. Vuol dire che lui ha lasciato tutto quello che abbiamo sentito. Ha lasciato tutto per stare con Dio. E allora che cosa potremmo dire? E Gesù le dice, nel regno di Dio, nella gloria, dice, siederete anche voi nel trono, cioè vicino a Dio. Bene, il nostro santo, per essere stato vicino al Signore, proclama, è santo, che vuol dire amico di Dio, è entrato in paradiso dopo la sua. Questo santo, santo di preghiera, di solitudine, oggi, nel 2024, che cosa? Qual è il messaggio che mi dà questo santo? E possiamo dire che questo santo, soprattutto, mi indica la strada a seguire, che vuol dire che non possiamo fare della nostra vita un correre, correre. Lui si fermò in quella grotta per pregare, per essere amico del Signore, per stare sempre con il Signore. Guardate noi che cosa è la nostra vita oggi, cioè quante volte diciamo non ho tempo di pregare, non ho tempo di venire alla messa addirittura, e non ce l'ho tempo per andare a visitare qualcuno per fare un atto di carità. Bene, oggi è un correre, correre. Bene, il nostro santo ci propone che ci dobbiamo fermare un po'. Cioè, non possiamo correre sempre e non sapere verso dove uno sta a correre. Tante volte non corre, corre l'agitazione per l'agitazione e arriviamo a fine giornata e non sappiamo che nemmeno che cosa era fatto. Qualcuno dice, nemmeno mi ricordo che cosa ho mangiato questa mattina. Cioè vuol dire, cioè l'agitazione della vita mi fa perdere il conto di tutte le cose. Bene, il nostro santo ci propone questo, che ci dobbiamo saper fermare per goderci un po' la vita. È come se noi andiamo in macchina, se andiamo velocemente, possiamo vedere il panorama, possiamo vedere le belle cose che Dio ha creato per noi. Se andiamo troppo veloce, noi non possiamo. Noi possiamo ammirare che il Signore l'ha fatto per noi, che stiamo passando. E allora ci dobbiamo rallentare nella nostra vita e goderci un po' la vita. Cioè, oggi corriamo tanto. Perdiamo con lo spettacolo che il Signore ha fatto per noi, perché l'ha fatto? Non è che l'ho fatto per qualcuno che l'ha passato, no? Se il Signore mantiene tutte le cose belle, l'ha fatto perché io sto passando, il Signore me le insegna, mi
E se io corro tanto, non riesco a vedere quel bellissimo panorama in cui il Signore mi ha messo. E allora è importante fermarsi, rallentare, goderci un po' la vita e il panorama per ringraziare il Signore per tutto quello che mi dà. Altrimenti poi corre, corre, fa anche parte del senso della vita. E che cosa sto qui? Qual è il mio destino finale? E alla volta non so, perché è un cuore risultato. Invece, se uno si ferma, uno dice, questo ha fatto il Signore per me, così io non posso attirare. E se il Signore l'ha fatto per me, perché il Signore vuole che un giorno io goda non questa bellezza materiale, ma la bellezza eterna che lui stesso. Allora, il Signore mi ha creato, mi ha messo, e soltanto per farci capire che se noi vediamo la bellezza, che cosa sarà la bellezza suprema? Dio stesso. Allora, se noi ci fermiamo, ci vogliamo al panorama, ci rendiamo conto che il Signore l'ha fatto per noi, che mi fa capire che il mio ultimo destino è stare nella bellezza pura di Dio stesso. Allora, il nostro santo lo ha capito e perciò lui si ritirò da solo a pregare, perché sapeva che rinunciando a tutto otteneva la gloria eterna. Perciò per noi ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo rallentare la nostra vita per godere di più. Tante volte non abbiamo tempo per stare con gli amici, con i familiari, e con fare atti di carità alle persone che ne hanno bisogno. Perciò stiamo correndo troppo veloce. E il Signore, tramite il santo di oggi, mi dice che devo rallentare e godere la vita. E così posso capire dove il Signore mi ha messo per un fine, e quel fine è godere di lui, bellezza eterna per sempre. Allora, chiediamo al Signore che il santo ci insegna a godere più della vita, per ringraziare il Signore e per sapere qual è il mio ultimo destino, che è essere un giorno a casa del Signore. Che Santo Onofrio ci insegni questo grande mistero di sapere qual è il senso della mia vita, dove vengo e dove qual è l'ultimo destino finale mio, che è la vita eterna. Che Santo Onofrio ci conceda questa grazia di poter capire quel senso della vita. Sia lodato Gesù Cristo. Mettiamo in piedi e facciamo la professione della nostra fede. Io credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese ai giudici, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là andrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Dio Padre ha suscitato nella Chiesa gli ordini monastici per aprire nuove vie verso il porto dell'eterna salvezza. Grati per le meraviglie operate nel suo amore, rivolgiamo a lui la nostra preghiera. Aumenta la nostra fede, Signore. Fa che il loro carisma conosca ancora una gloriosa felicità e il coro di chi ogni giorno canta delle lodi accompagni i battezzati a vivere felicità.
Signore. Tu doni una speciale vocazione a coloro che consacri nella vita scelta, monastica e apostolica. Fai che offrano generosamente la vita a sostegno dell'intera umanità. Noi ti preghiamo. Aumenta la nostra fede, Signore. Aumenta la nostra fede, Signore. Tu custodisci in noi i doni di grazia ricevuti dalla tua misericordia. Fa che possiamo diventare testimoni della tua bontà e mostrare al mondo il tuo amore e di pace. Noi ti preghiamo. Aumenta la nostra fede, Signore. Padre, che in tanti monaci e monache ci hai donato luminosi esempi come San Onofrio, di fedeltà al tuo amore e di carità verso il prossimo, per loro intercessione ravviva la fede di tanti battezzati perché si abbandonino senza riserve alla potenza del tuo amore che salva. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sei tu il mio pastore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. L'offerta che vi presentiamo, Signore, della memoria di San Onofrio, ottenga ai tuoi fedeli i doni della unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono la parola del Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, e loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita il Santo Onofrio ci offre un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, approdiamo al buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'uomo.
santifica questi doni con la luce del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella vita stessa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ti avresti degno di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti a mettere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci da far parte la vita eterna insieme con la beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Onofrio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità del Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri debiti, come noi concedi la pace.
che dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie peccati del mondo, beati e invitati alla cena dell'agnello. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta, dice il Signore. Y afiliamos a María.
tutti i nostri cari defunti, Felicia, Elingio, Maria, Luciana, Santino, Lamberto, Gandino e Lucia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto nella solennità di Sant'Onofrio, Signore, santifichi le nostre menti e i nostri cuori e ci renda partecipe della natura divina, per Cristo nostro Signore. Amen. Inchinatevi per la benedizione solenne nella festa di Sant'Onofrio. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Onofrio, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Onofrio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Onofrio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capace di attuare una bella comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Preghiamo, grazie a Dio. Vi auguro una buona festa, Sant'Onofrio. Grazie. E ci disponiamo per fare la nostra piccola processione.